Coraggioso quello che Pietro vuole fare nel film. Una commedia irriverente che sia uno strumento per pensare. A parlare uno dei protagonisti di quello che è già stato indicato come il nuovo Signore e Signori. Il film di Pietro Parolin, Veneto, approdato a Roma dallo stesso nome e cognome del cardinale segretario di Stato del Papa in Vaticano, racconta la storia di oggi tra la crisi e la leggerezza del tipico Mino va o combatta, seguendo l'indagine sul nostro essere trevigiani, portata avanti da Germi, quando negli anni 50 voleva raccontare in commedia le differenze dal profondo sud di Divorzio all'italiana e quelle del profondo nord in Signore e Signori, appunto. I personaggi di Parolin sembrano figli e nipoti del ragioniere Bisigatto, del seduttore Tony Gasparini, di Giorgia Casellato. Mi trovo a interpretare dei ruoli piuttosto ambigui spesso e non so neanche il perché in realtà, perché ci siamo fatti delle grandi risate, c'è stato anche qualche momento di turbamento. E Roma la settimana scorsa ha applaudito la prima di questo spaccato del nuovo Nord-Est, dove cinismo e sentimento, oltre a far sorridere, fanno comunque riflettere. Nei prossimi giorni tocca a Treviso, dove oltre 60 anni fa Signore e Signori fu accolto con un misto di curiosità e di risentimento, salvo poi ridere di tutto, che in fondo è un po' la forza dell'essere trevigiani. No, sto film basta, basta, ci ho messo una croce sopra.